Un momento difficile per la comunità sammartinese, ma in generale per la comunità caudina in questo momento. Credo che sia San Martino che Cervinara non meritano tutta questa attenzione per questi eventi criminosi che ci stanno caratterizzando in queste ore. Per cui confidiamo nel lavoro che le istituzioni stanno portando avanti. Ringraziamo chi non ha fatto mancare la presenza in Valle Caudina. Infatti, dopo il comitato, noi saremo prima a San Martino e poi a Cervinara, a dimostrazione della vicinanza della prefettura, del ministro degli interni qui in Valle Caudina. Auspichiamo che il lavoro di stamattina possa portare i frutti che noi tanto auspichiamo già da tempo e mi riferisco al potenziamento della stazione dei Carabinieri di San Martino Valle Caudina, ma soprattutto del commissariato di Cervinara. Queste due azioni sicuramente contribuiranno a migliorare il clima e la percezione di sicurezza nella nostra Valle Caudina. Sindaco, parliamo di agguati avvenuti in pieno giorno in pieno centro, uno quello di Cervinara nel suo comune addirittura con esito mortale. Che chiave di lettura date voi amministratori? Ma guardi, noi abbiamo rappresentato in varie occasioni la necessità di intensificare la rete dei controlli nel nostro territorio. Le modalità con le quali sono avvenuti i due episodi, sia quello di San Martino sia quello di Cervinara, in pieno giorno, come lei ricordava, ma soprattutto l'età giovane sia della vittima di Cervinara sia dei presunti autori del delitto efferato, chiamano in causa la necessità di una maggiore sinergia tra le istituzioni. La nostra presenza stamattina vuole essere segnale di ringraziamento al prefetto, alle forze dell'ordine, alla magistratura per il lavoro straordinario che stanno facendo, ma allo stesso tempo vogliamo questa mattina portare un sentimento di disorientamento delle nostre comunità. Abbiamo bisogno di una vicinanza ulteriore, che siamo certi ci sarà. In questo senso abbiamo avuto già rassicurazione, come ricordava il sindaco Pisano, di una intensificazione, di un rafforzamento della dotazione organica sia del commissario di Cervinara sia della stazione Carabinieri di San Martino. Però è chiaro, in questo momento abbiamo la necessità di dare un sentimento di speranza e di rassicurazione a delle comunità disorientate. Noi come sindaci, come comuni stiamo facendo la nostra parte. Permetto di segnalare che la intensificazione del sistema di sorveglianza che abbiamo fatto poco fa a Cervinara, proprio un mese fa, io avevo rappresentato insieme al comandante Mauriello la necessità di implementare il sistema di sorveglianza, ha consentito di arrivare, di fornire un punto di partenza e quindi di arrivare poi nel breve volgere del tempo alla risoluzione dell'episodio di Cervinara. Però è chiaro che questo non può bastare, dobbiamo andare oltre e tranquillizzare, ripeto, due comunità, quella di San Martino e di Cervinara, che sono profondamente disorientate.